Ciao Franco, benvenuto. Buonasera Daniele, che piacere averti No, insieme. il piacere è tutto mio Stavo perché. quasi invitando alla mia trasmissione, Va la bene, tua in realtà. va bene uguale, mi fa molto piacere perché ci siamo conosciuti in ragione delle nostre profili giuridici da una parte, tecnico-ingegneristici dall'altra, ma abbiamo un filo comune denominatore che è appunto l'ambiente. Per cui. Per chi non ti conoscesse, ma ti conoscono tutti perché hai un curriculum mostruoso, perché solo per scaricarlo e per stamparlo serve Vabbè, una risma di carta. spero che Però. non sia gonfiato, ecco, no, sono tutte cose che dovrebbero essere vere, però insomma, Sì, non so. su quello non abbiamo alcun dubbio. 1957, nata a Marciano, quindi umbro al massimo, per cui. Professore, laureato con lode in ingegneria elettronica all'Università di Roma e quindi professore all'Università di Perugia, quindi mille esperienze. Raccontaci un po', ci abbiamo solo mezz'ora, quindi quello che è il tuo percorso, su cui stai lavorando. Va bene, una battuta, io tanto molti sanno che prima di venire all'università io ho fatto un'esperienza molto importante, forse questa veramente formativa che auspico possano fare altri ingegneri. Appena laureato ho lavorato all'Enel e poi successivamente mi sono licenziato. Oggi cercano tutti il posto pubblico, invece io ho avuto il coraggio anche di lasciare il posto statale per andare in una società privata, Angela Antoni, tanto penso che tutti la conoscono. Massa E Martana, devo sì. Bella dire che a Massa Martana, nonostante realtà, non sono sia... stato pochi giorni fa in visita da loro. è una grande realtà e devo dire che mi ha formato tantissimo perché è una realtà dinamica, ma soprattutto ha dei clienti che sono al top delle industrie nazionali e internazionali. Basti pensare allora a quei tempi c'era l'IBM, la Texas, l'Italtel, la Telettra e così via. Quindi aziende anche di elettronica, essendo io come formazione elettronico, dove la necessità di fare lo screening dei componenti elettronici, che si chiama burn-in, era fondamentale per eliminare la mortalità infantile e quindi diciamo in questo settore ho avuto modo, grazie all'azienda Gelantoni, e ringrazio ancora Gianluigi per questa esperienza, di lavorare a Houston nel Texas, qualche volta a San Diego, e di fare un'esperienza straordinaria. Ecco, questo mi ha consentito di vedere come nascono i progetti, come si portano a casa dal fornitore, dal cliente e noi come fornitori li possiamo realizzare. E devo dire che per alcuni, diciamo, prodotti ho anche seguito la produzione. Quindi un'esperienza formativa a 360 gradi che poi, ecco, mi ha permesso di maturare una certa esperienza nel realizzare soprattutto le cose. Certo. Questo era il background. Poi, la seconda volta ho rifatto un concorso all'Enel, l'ho vinto, sono rientrato e poi mi sono rilicenziato per la seconda volta. Non ci puoi più entrare all'Enel. Ma poi ho ritrovato l'Enel al Ministero dell'Ambiente perché avendo fatto parte della Commissione Valutazione Impatto Ambientale, ho diciamo, fatto la valutazione di impatto ambientale di tutte le centrali dell'Enel e la riconversione a carbone della centrale di Civitavecchia. Ero il presidente del Comitato di Vigilanza e Controllo. Quindi veramente un'esperienza abbastanza profonda, importante, sia sull'ambiente, sui fattori di impatto. E questo devo dire che è stato veramente molto formativo. E io ho riversato per quanto possibile queste conoscenze nel settore della ricerca. Era l'anno 1987 quando è partita Ingegneria Perugia. E proprio in quell'anno incominciai a fare il volontario assistente e poi successivamente ho fatto dei concorsi che mi hanno nel 2001 portato a essere ordinario di fisica tecnica industriale qui a ingegneria. La fisica tecnica non è la fisica, ma sono tutte le applicazioni tecniche nel mondo dell'ingegneria che riguardano la trasmissione del calore, l'umidità, la temperatura, un po' le cose che facevo anche da Angelo Antonio nelle camere climatiche, quindi quei settori che sono vicini all'ambiente, il controllo ambientale,
e la parte anche di illuminotecnica e di acustica. Anzi, come elettronico, la prima parte della mia esperienza scientifica l'ho fatta proprio nel controllo attivo del rumore, con parecchi brevetti sulla marmitta elettronica, sui parafanghi elettronici, eccetera, per annullare il rumore con degli altoparlanti, creando un antirumore, quindi facendo il silenzio. Quindi questa era la prima parte. Poi dal 2000 in poi, per gli ultimi, diciamo, ormai 20 anni, mi sono dedicato più al settore delle energie rinnovabili, in particolare biocarburanti, biomasse e quant'altro. E diciamo che ho avuto la fortuna, grazie alla creazione nel 2003 del Centro Nazionale di Ricerca sulle Biomasse, di essere, diciamo così, coinvolto in grandi progetti nazionali e internazionali, compreso a Bruxelles. Un coordinamento che tuttora detengo del gruppo che si occupa dei biocarburanti e delle energie da biomasse, quindi anche compreso anche l'idrogeno, che adesso viene molto valutato e enfatizzato. Quindi tutti i trasporti sostenibili del futuro che dovranno essere alimentati non solo energia elettrica, ma per quanto riguarda gli aerei e i treni, magari anche con altre forme di combustibile biocarburanti. Benissimo, Vabbè. potresti Mo' continuare, basta, no, mo' so che basta. potresti continuare a lungo, però vorrei proprio utilizzare queste due ultime parole perché, per mettere a terra qualche idea concreta, perché come tu sai, anch'io mi occupo di ambiente e quindi seguo diversi clienti che operano insomma, in questo settore e quindi hanno a che fare naturalmente con l'economia circolare. Che ne pensi di questa economia circolare? Io sono anni che ne parlo ai convegni e sono dalla direttiva, non questa che stiamo recependo adesso, ma anche quella di 10 anni fa, già si intravedeva questo percorso, però secondo me il mio personale commento è che ancora siamo in piena economia lineare, nel senso che chi come te opera in questo settore, l'ha studiata e la applica, perché chiaramente tutti i processi in ordine alla trasformazione dei rifiuti in prodotti secondari, cosiddetti, non possiamo più parlare di materia prima seconda, diciamo che sono piuttosto indietro e questo ostacolo lo attribuisco in primo luogo proprio alla normativa, al settore giuridico. In questo caso, secondo me, lo Stato è veramente un ostacolo. Non ultimo, tutto il discorso sull'end of waste di cui mi sono occupato personalmente, però l'incapacità, insomma, per farla semplice per le persone che ci seguono, l'incapacità di avere delle norme sicure, chiare, che consentano di stabilire quali sono le condizioni affinché un rifiuto possa tornare ad essere un prodotto, non sono chiare. Qual è la tua idea, le tue esperienze in merito? Sì, beh, condivido in pieno questo tuo punto di vista. In effetti la normativa, soprattutto quella dei rifiuti, è estremamente complicata e devo dire anche che la situazione italiana è frutto di questa complicazione della normativa. Spesso le aziende, per semplificare, ecco, lo smaltimento dei rifiuti, si rivolgono a società senza scrupoli di cui non sanno dove andranno a finire i materiali e così via. Sappiamo che negli ultimi 3 anni oltre 300 incendi hanno devastato capannoni, eccetera, dove erano stati accumulati illegalmente i rifiuti. Quindi è un settore estremamente delicato e importante, ma la presenza di una normativa complessa che impone che ci sia un elenco per chi trasporta, un elenco per chi immagazzina, un elenco per chi smaltisce e poi. Cioè, sembra che è talmente regolamentata che non ci dovrebbe essere nessuna scappatoia. Viceversa, proprio le scappatoie si cercano e si trovano nell'illegalità. E questa normativa complicata è, come dicevi tu, insomma, anche foriera di questa incapacità, specie nel centro-sud, di chiudere la filiera. E per quanto riguarda l'economia circolare, è un po' una riscoperta. Noi dobbiamo pensare al mondo agricolo che la praticava nel settore dell'agricoltura, dove la dieta Maya era il punto di ritorno di tutta la biomassa che veniva non utilizzata, che tornava a essere concime fertilizzante organico per i terreni. Oggi questo approccio viene riscoperto in tutti i settori e il progetto di un dispositivo che possa essere riciclato oggi fa parte. Comincia a far parte anche per gli ingegneri
beni del background culturale che noi diciamo, cerchiamo di trasferire. Tant'è che anche a Terni è stato varato un corso di progettazione circolare per dire che bisogna stare attenti al fine vita di qualunque prodotto e quindi bisogna capire che cosa sarà quando quel prodotto sarà a fine vita e quali materiali potranno essere recuperati, riciclati e come si chiuderà la filiera. Del resto, appunto, non possiamo immaginare che in un mondo che è destinato ad aumentare la popolazione da 7 a 9 miliardi nel 2050 si possa continuare con l'economia lineare, dove estrai le risorse dall'ambiente, produci dei prodotti e poi alla fine li butti in discarica, cioè diciamo qui andiamo a finire male tutti. E quindi evidentemente bisogna depredare meno l'ambiente riutilizzando le materie prime e i prodotti che già sono disponibili. Questo va fatto però con leggi che consentano di farlo in maniera semplice e semplifichino la vita agli operatori. Ecco, il problema è proprio quello. Senz'altro, in più La nostra esperienza, devo dire che l'abbiamo messa in pratica nel villaggio della sostenibilità e dell'economia circolare a Santa Pollinare, proprio nel comune di Marciano. Da oltre 15 anni abbiamo investito in un restauro di una parte della Rocca Benedettina e abbiamo creato dei laboratori in economia circolare che producono energia dal seme e dal seme si estrae l'olio e dall'olio si produce energia elettrica e calore, ma il pannello di spremitura serve per i mangimi e con i nostri colleghi di veterinaria sperimentiamo questo e poi tutto quello che residua sia delle acque di vegetazione, sia anche dai bagni che utilizziamo o eventualmente dal cibo avanzato, viene trasformato in biogas e biometano eventualmente. E alla fine il digestato, ancora una volta, torna ad essere materiale organico concime per i campi che hanno prodotto quel seme. Quindi questo chiude il ciclo dal punto di vista biologico. Certo, più complicato è il discorso quando parliamo di materiali che hanno sostanze plastiche, ma anche in questo caso il nostro sforzo qui nei laboratori nostri è quello di trovare i sostituti della plastica, quindi siamo in filiera con Novamont, per esempio, per quanto riguarda le bioplastiche, o i sostituti di altri materiali che sono poco o per niente biodegradabili, insomma, in tempi brevi e modesti. Quindi ecco, l'utilizzo anche di colture innovative, perché qui bisogna attivare le filiere che vanno dall'agricoltura fino al mondo industriale. Per esempio, in Umbria sono stati fatti recentemente dei progetti anche con la Fondazione Agraria per la produzione di olio da cardo e da cartamo. Sono colture aride che vengono su terreni marginali e che quindi non impattano con l'agricoltura tradizionale. Tra l'altro, abbelliscono il paesaggio e nella fioritura veramente rendono il paesaggio più bello di quello che possiamo immaginare. Poi, essendo colture anche con le spine, non vengono attaccate dai cinghiali, cosa di non poco conto dalle nostre parti. Ed infine, non si butta via niente perché non si utilizza solo il seme, ma anche dalla paglia si ottengono prodotti energetici e così via. Quindi la progettazione circolare vuol dire, ecco, utilizzare un prodotto naturale o che si può coltivare e utilizzarlo in tutte le sue componenti per realizzare dei prodotti che vadano piano piano a sostituire anche quello di cui oggi facciamo più uso, cioè della plastica. È verissimo, certo che questi progetti a cui hai fatto riferimento sono un esempio concreto di economia circolare e come giustamente hai detto, ovviamente un conto sono i materiali organici per i quali forse è più semplice trovare delle filiere appunto circolari, più complicato ovviamente per materiali diversi, mi viene in mente pneumatici piuttosto che materie plastiche, piuttosto che chiaramente rifiuti chiaramente di natura diversa. È verissimo quello che hai detto poi in premessa, cioè che l'esito di questa incapacità normativa di scrivere proprio quei decreti che consentano di stabilire
quando appunto un rifiuto cessa di essere tale, ha di fatto determinato l'accumulo improprio di una quantità eccessiva di rifiuti all'interno degli impianti e quindi conseguentemente anche purtroppo incendi, peraltro in alcuni casi anche dolosi. Certo, le cose ovviamente devono cambiare e devono cambiare però anche a mio avviso la cultura, quello che io incontro come limite all'interno anche proprio della nostra regione, più spiccato rispetto ad altre, perché in questo caso c'è una forte latitudine, c'è una differenza di vedute tra nord e sud e quindi quando tu mi parli giustamente di economia circolare, chiaramente come tu sei perfettamente a conoscenza, ci sono già nel nord tantissime aziende che con rifiuti organici quindi producono biogas, biometano, con il quale alimentano quantomeno le proprie autovetture, quantomeno il servizio pubblico di trasporto locale. Però ancora in Umbria, quando noi parliamo di insediare un impianto, perché di fatto non possiamo pensare che esista economia circolare senza impianti, questo bisogna dirlo. Per cui gli impianti sono indispensabili, poi ci sono impianti e impianti. Quando ti dico che c'è una ritrosia culturale che a mio avviso fondamentalmente assolutamente immotivata, cioè nel dire no, impianti no, è chiaramente è un problema culturale che dobbiamo oltrepassare. Sì, assolutamente. E naturalmente bisogna stare molto attenti all'ubicazione, per carità, e valutare tutti gli impianti e gli impatti che questi impianti possono avere. Noi abbiamo un laboratorio, per esempio, di olfattometria che misura anche gli odori. L'ARPA si avvale di noi proprio per valutare, ecco, eventuali anche inquinamenti olfattivi, no? Perché quando parliamo di biomasse e biogas può succedere. Ma naturalmente io credo anche che l'Umbria possa rappresentare in questo scenario una regione che, ancora poco densamente abitata, ha delle potenzialità enormi per realizzare impianti dove non danno, tra virgolette, fastidio molto a nessuno e dove magari in ambito industriale si possono realizzare. Teniamo presente che poi l'Umbria è come brand, diciamo, la regione, il cuore verde non solo d'Italia, io direi d'Europa, e che ha la metà della propria superficie a bosco e foreste, 420.000 ettari di bosco e foreste che spesso non sono manutenute e coltivate, che spesso, ma anche talvolta non sono ecco, tagliate, perché ogni 25 anni circa bisognerebbe provvedere al taglio perché le piante nuove possano assorbire l'anidride carbonica e quindi da questo punto di vista ci può essere uno sviluppo delle filiere che producono energia con un diciamo, ciclo di 25 anni si possono produrre quasi 1 milione di tonnellate equivalenti di petrolio, più che sufficiente a riscaldare tutte le abitazioni dell'Umbria, per dire. E questo la dice lunga sulle potenzialità che abbiamo e sulla anche le capacità di creare posti di lavoro in queste Certo, filiere. certo. Quindi non dobbiamo continuare a utilizzare combustibili fossili perché sappiamo il riscaldamento globale quanto può essere pericoloso per il clima, ma anche per la sopravvivenza di molta parte della popolazione che trova lungo le rive. Pure Venezia, speriamo che col MOSE si risolva, ma insomma, se continuiamo a sciogliere gli acciai, magari non bastano più. E quindi ritengo che lo sviluppo delle energie rinnovabili e il protocollo di Kyoto, che impone praticamente al 2050 la carbon neutral, arrivare quasi a avere tutto energie rinnovabili, ecco, si possa realizzare. Non a caso Ursula von der Leyen, proprio nel suo insediamento, ha annunciato questo Europa Green Deal, insomma, no? Che dovrebbe mettere a disposizione oltre 1.000 miliardi di euro per sviluppare tutta una serie di tecnologie alle quali peraltro stiamo lavorando, perché il lavoro fatto a Bruxelles serve proprio per mettere a punto tecnologie che poi vanno a finire sugli impianti, come dicevi tu, cioè un impianto poi alla fine ci vuole, che permetta di trasformare e di realizzare tutto quanto. Già il pellet è piuttosto diffuso, meno diffuso è il cippato di legna, anche questo può essere realizzato con pini, anche quelli che
che vengono spesso tagliati, che cadono, con la manutenzione del verde e quant'altro. Per cui io credo che su questo settore, con i costi che ha il metano e che potrebbe avere se dal 2021 partono la carbon tax ed altri provvedimenti, forse bisognerà riconsiderare delle filiere che partono dalla foresta o dall'agricoltura e che arrivano fino al calore o al raffreddamento, perché abbiamo realizzato col Ministero dell'Ambiente, per esempio, impianti anche qui a Sant'Andrea delle Fratte, che con il legno produciamo non solo il riscaldamento per l'inverno, ma anche il raffreddamento per l'estate. Sono macchine frigorifere ad assorbimento e quindi permettono di fare questo. Sono tipologie di impianto abbastanza ormai consolidate. E un altro passo importante è stata la recente normativa sulle comunità energetiche. Comunità energetiche che permettono di condividere un unico impianto che, avendo dimensioni un po' più grandi del singolo impianto, non viene meno l'esigenza di misurare l'energia che ciascuno consuma, perché questa si misura in termini di calore e di portata d'acqua calda che arriva, ma fa venir meno l'esigenza di gestire, di avere spese supplettive, ma soprattutto di impattare enormemente sull'ambiente, in quanto un impianto più grosso è più facile da gestire anche in termini di abbattimento degli inquinanti e delle emissioni. Ci sono esempi già nel nord Italia abbastanza diffusi: se andate a sciare a Santa Caterina Valfurva, a Sondalo, Tirano, insomma, e anche in altre parti del Trentino, ci sono già impianti che sottoterra riscaldano tutto un paese, e noi abbiamo proprio la caratteristica dei borghi, no? Quindi per un intero borgo si può evitare che esistano tanti camini che fumano. Se andate a Santa Caterina, non c'è un camino che emette il fumo, e la centrale che sta sottoterra neanche lei emette il fumo, perché viene ricondensata anche il vapore acqueo che produce, per cui vengono veramente abbattute anche il particolato, che è la parte più, diciamo, che crea un po' più problemi, soprattutto in alcune zone del nostro paese, ecco, dove c'è poca ventilazione. Però devo dire che anche qui aprirei un capitolo, perché sul particolato c'è da dire: ma di che cosa hai fatto questo Infatti, particolato? di È questo. fuligine o è pure particolato diciamo, sostanze cancerogene derivanti dalla combustione, che ne so, del gasolio piuttosto che del petrolio, eccetera. Sono particolato, non è tutto uguale. Il particolato è anche la sabbia del Sahara, quando è molto fine, che sporca le nostre macchine. Ora, non è la stessa cosa. Incidentalmente non dovremmo mai respirare cose del genere, ma ispirare un po' di polvere del deserto, o ispirare dei fumi tossici, beh, non è la stessa cosa, insomma. Quindi anche qui bisognerebbe fare una distinzione. Assolutamente, proprio mi porti a parlare dell'inquinamento. È chiaro che tutte queste soluzioni che noi abbiamo legato all'economia circolare, ovviamente poi si traducono anche in soluzioni concrete, in risposte a problematiche diverse, una delle quali è proprio l'inquinamento. Venerdì sono stato in ARPA alla presentazione dei dati della qualità dell'aria registrati anche in occasione e letti in occasione della parentesi del Covid. Sono stati particolarmente interessanti perché hai fatto appena riferimento chiaramente anche al fatto che il particolato, quindi parliamo dei PM10, PM2,5, sono in grandissima misura condizionati da appunto agenti esogeni di diversa natura, perché proprio già hai fatto il riferimento al fatto che qualora, così come esattamente è successo durante la pandemia, ci fossero delle infiltrazioni, insomma, della presenza anche di sabbie, no? Perché comunque sia abbiamo avuto un'invasione sia sahariana sia più avanti da parte dell'est Europa, della parte asiatica, che di fatto hanno determinato quei superamenti che quindi che non sempre sono attribuibili a inquinamenti di diversa natura, per cui dobbiamo comprendere. È ovvio che, come giustamente detto, dobbiamo andare a indagare non solo se c'è un superamento, ma di cosa è fatto Di cosa è fatto? questo Se è superamento. benzene o è silice, per esempio, è molto diverso, no? Perché in un caso o nell'altro uno può essere cancerogeno e nell'altro no, insomma. Quindi, vabbè,
questa è un po' la differenza, perché anche qui ci sarebbe da. Ma i sistemi di misura parlano genericamente di particolato, vabbè, che bisogna comunque evitare, intendiamoci, anche respirare la polvere non fa bene, però insomma. Direi che nel settore dello sviluppo sostenibile l'altro settore importante è quello dell'edilizia, l'edilizia che assorbe il 40% dell'energia e dove c'è veramente molto spazio per trasformare i nostri edifici in involucri molto più efficienti e che consumano meno. I provvedimenti, ecco, anche recentemente varati, credo che vadano in questa direzione, sebbene limitino molto la spesa totale ammissibile, comunque sono una pluralità di benefici che vanno dalle facciate al conto energia, al bonus antisisma e così via. Per cui penso che una ripartenza anche di questo settore, soprattutto per le ristrutturazioni, ma quando fatte di qualità, quando seguono dei protocolli, come quello che per esempio abbiamo implementato nell'edificio di Santa Pollinare, il primo al mondo. Noi abbiamo un primato, forse non molti lo sanno, ma il primo edificio al mondo che ha seguito il protocollo LEED GBCHB, Historic Building del Green Building Council. Nel 2018 ci è stata data la placca oro alla Fondazione Agraria, grazie a questo intervento fatto, c'è stato anche un premio Ecomondo, insomma, del premio, primo premio per l'edilizia sostenibile, perché è il primo edificio storico, e sappiamo quanto l'Italia e È l'Umbria pieno, ha certo. edifici storici, che è stato completamente ristrutturato, messo sotto diciamo l'antisismico, e ha tutte energie rinnovabili e ha accortezze per quanto riguarda il cantiere, il riuso dei materiali, l'uso di materiali che provengono da fornitori locali, anche per il trasporto e così via. Quindi tutta una serie di punteggi che alla fine hanno dato un punteggio che ha permesso di avere l'oro per questo edificio. E devo dire che per noi è un edificio scuola, per i nostri studenti di ingegneria, ma non solo, vengono da Agraria, anche da altri settori, da architettura, anche da altre università, per visitarlo e per vedere, perché noi abbiamo lasciato a vista alcune cose, come l'impianto di riscaldamento a pavimento, come i materiali che abbiamo utilizzato per il consolidamento antisismico, l'isolamento termico con sughero riciclato, la raccolta delle acque piovane che utilizziamo nei bagni, eccetera, eccetera. Potrei continuare, ci sono almeno 30. Ma la cosa più interessante è che a questo edificio hanno lavorato una trentina di aziende umbre che adesso possono vantare nel loro curriculum di aver partecipato a un'opera che fa curriculum, ma anche spero nella ricostruzione di qualità che speriamo, ecco, venga fatta al più presto nelle zone che hanno subito questa sciagura del terremoto. Questo quando è avvenuto questa ristrutturazione? Questa ristrutturazione è durata 6 anni, quindi diciamo dal 2011 fino al 2018 praticamente. Ecco, quindi è stata lunga perché è stata abbastanza delicata la fase di cantiere, la fase di gara, le aggiudicazioni, insomma, si è seguita tutta la procedura tradizionale, per cui anche per la selezione dei fornitori, insomma, ci è voluto un po' di tempo. Però alla fine devo dire che il risultato è stato eccellente e l'opera, diciamo, è un po' un vanto, un fiore all'occhiello dell'Università di Perugia e della Fondazione Agraria. Ecco, noi penso che dobbiamo mettere in luce queste eccellenze, farle diciamo valorizzare, perché sono un esempio per l'Italia. Senz'altro, quindi giudichi comunque positivamente, così come faccio io, queste misure appena varate, insomma, stanno in corso di pubblicazione su Ecobonus e Sisma Bonus, perché ritengo essere veramente la principale, la più significativa misura tra quelle adottate dal governo anche in questa occasione di questo coronavirus, che realmente possono dare un contributo per un rilancio dell'economia, cioè realmente ci si guarda volentieri per, insomma, rientrare. Potrebbe essere Assolutamente un rilancio. sì, assolutamente sì. Ecco, il problema però è sempre quello. Non facciamo in modo che siano procedure farraginose, astruse, e poi non lo so, credo che ci sia anche un limite di spesa, vabbè, questo ci può stare, ma insomma, che i progettisti possano essere messi in grado
di farlo bene, e si ridia anche, se mi permetti, un po' di dignità e di autorevolezza ai progettisti, perché spesso si parte sempre dall'idea che tutti vogliono fregare tutto, no? Invece non è così. Sappiamo che è il Ministero di Grazia e Giustizia a vigilare sugli ordini professionali e anche sull'ordine degli ingegneri, degli architetti e compagnia bella. Io credo che l'autorevolezza di un professionista che è garante della legge, del rispetto delle norme, deve essere ridata fiducia, e quindi quando fa un'autodichiarazione, insomma, poi se ne assume le responsabilità. Ovviamente si può sempre sbagliare, però Certo. insomma la si deve prendere per quello che è. E quindi dove c'è da certificare si certifica, da collaudare si collauda, ma dove c'è da prendere la parola di un professionista, insomma, che ha un ordine professionale, ricordiamolo, che vigila e può prendere provvedimenti disciplinari, penso che bisogna prendere atto che il professionista è il nostro migliore amico per realizzare queste cose. Assolutamente, bisogna ricostruire uno Stato basato anche sulla fiducia, perché noi, come hai detto Sulla anche fiducia, esatto. in premessa, siamo pieni di regole e abbiamo troppe regole, quindi che si traducono anche in burocrazia, però realmente la ipernormazione, a mio avviso, ha determinato, attraverso lo strumento della normazione, la possibilità, secondo la sua finalità, di impedire l'illecito. Invece l'aggiramento della Lo sai norma perché, Daniele? Perché c'è la deresponsabilizzazione. Perché quando io dico una cosa e mi assumo la responsabilità, e allora sento su di me proprio il gravame di quello che faccio, di quello che dico. Ma quando c'è una norma e cerco di attribuire alla norma le colpe di quello che, insomma, possono essere le conseguenze, io sono deresponsabilizzato. La norma vuole questo e quello viene fatto, ma magari, però magari la norma non ha previsto alcune cose, ecco le scappatoie, ecco i sotterfugi, ecco magari i mille rivoli dove può nascere anche un illecito, ecco. assolutamente, quindi io credo fermamente nella ricostituzione della fiducia non solo nei confronti dei professionisti, ma nei confronti proprio della società. Quindi realmente è ovvio che questo va di pari passo con l'efficacia delle sanzioni, quello sì, ma le sanzioni sono un'eventualità. Quindi anche il discorso sull'abuso d'ufficio, adesso non voglio cambiare discorso, però dei pubblici Sì. dipendenti, comunque sì, è condivisibile. Cioè, poi di fatto è comunque il risultato dello stesso discorso che stiamo facendo. Se tu mi ipernormi o comunque sia mi fai ritenere che ogni mio comportamento sia penalmente rilevante, e allora è ovvio che sto fermo, io pubblico dipendente. Invece non può essere così. Esattamente, proprio così. E questo talvolta è il peggior nemico del fare e del realizzare anche le opere fatte bene. Quindi questo è un problema che deve, è una fiducia tra i cittadini e gli operatori che deve essere ricostruita, e credo che però questa pandemia qualcosa ci abbia insegnato: il valore delle cose essenziali della vita, del rispetto degli altri. Insomma, abbiamo anche riflettuto, stando a casa, su questi valori, no? Che devono essere, secondo me, riscoperti. Senz'altro. Non so se volevi affrontare qualche altro argomento, però diciamo che quello dei giovani è sicuramente la preoccupazione più importante, e deve essere il faro per illuminare le nostre Sì, azioni, non infatti solo nella io volevo parlare. formazione, ma anche per vedere quello che è il loro futuro lavorativo, insomma, Esatto. sostanzialmente. E da questo punto di vista io sono un patito del trasferimento tecnologico. Un anello mancante nel nostro sistema universitario è proprio quello che impedisce o non c'è, che fa da legame tra quelle che sono le innovazioni, le ricerche, eccetera, la brevettazione, e quello che poi invece è l'applicazione, l'implementazione, la realizzazione. Ecco, in altri paesi questa prassi è molto più diffusa. Pensiamo al Fraunhofer Institute in Germania, dove qualunque cosa che viene studiata, realizzata, viene poi brevettata, trasferita. Prendiamo le SAP che sono state realizzate in Francia negli arrondissement, che creano degli incubatori ad hoc. Noi qui abbiamo iniziato all'Università di Perugia, speriamo, penso che Maurizio voglia proseguire in questa direzione, mi sembra abbastanza determinato, e insomma la prima parte della fronteggiare queste emergenze è andata benissimo, mi pare, quindi speriamo che si vada in questa direzione, perché è un problema quello di perdere i nostri dottori di ricerca. Quindi noi sforniamo diverse centinaia all'anno di dottori di ricerca che dopo la laurea hanno fatto anche una specializzazione. Bene,
Questi non tutti possono, anzi, solo una piccola parte potrà fare il professore universitario, però sapendo di ricerca, sapendo come si fa, eccetera, possono fare i technology transfer manager, cioè i manager del trasferimento tecnologico e possono in qualche maniera, ecco, essere organizzati per trasformare le idee, i brevetti in un cluster, magari anche di più università, in qualcosa che sia azienda, che sia impresa, che sia lavoro e sviluppo per il territorio. E questa è la via d'uscita, credo che deve caratterizzare la ripresa e la contaminazione tra i saperi. Non è che l'ingegneria da solo o le altre discipline da sole vanno lontano se non si contaminano, tra virgolette, dal punto di vista scientifico a vicenda. Io sono anche un appassionato di storia romana, per esempio, quando adesso sono impegnato al Ministero dell'Università nel redigere e collaborare per la redazione del Programma Nazionale della Ricerca dal 2021-2027, faccio sempre riferimento al fatto che il nostro territorio ha una storia e che quindi quando noi coltiviamo dei prodotti agricoli e li valorizziamo, la fagiolina del lago può essere associata alla battaglia del Trasimeno, il farro di Monteleone può essere associato alla biga di Monteleone che sta al Metropolitan e così via. Ecco, tutto questo deve essere valorizzato perché altrimenti il vino della Napa Valley della California è uguale a quello nostro, ma la differenza è che noi magari qui abbiamo avuto dei consoli, degli imperatori che l'hanno bevuto, assaggiato, degli etruschi che se ne deliziavano e che quindi queste cose devono essere raccontate in uno storytelling che valorizza i prodotti della nostra bella Umbria e dei nostri più bei borghi, diciamo che ne abbiamo più di tutti rispetto alle altre regioni. Quindi veramente sono delle perle che vanno messe a sistema, credo, no? Assolutamente, e tu stai facendo tutto quanto nelle tue possibilità, sei stato anche già alcune volte ospite della seconda commissione di cui faccio parte, per cui ti ringrazio ancora una volta del tuo contributo, passato, presente e soprattutto quello futuro, perché abbiamo tante cose da fare per l'Umbria, per cui menti e professionisti come te vanno chiaramente mantenuti e chiaramente utilizzati nell'accezione giusta della parola. Io ti ringrazio tanto, abbiamo finito il nostro tempo, sei stato gentilissimo, ci vedremo prestissimo. Grazie a te Daniele, grazie per avermi invitato e saluto il tuo pubblico che penso ti segue e è appassionato perché queste trasmissioni sono utili anche per conoscere le problematiche ma vedere anche delle prospettive. Senz'altro Franco, grazie ancora e ci vediamo prestissimo. Ciao. Ciao Daniele, ciao Ciao, ciao. grazie.